nuova giornata di gare al Caravaggio Sporting Village di Napoli. La struttura sportiva partenopea ha ospitato la seconda tappa della manifestazione regionale riservata alla categoria esordienti A, sia al maschile che al femminile. Bella atmosfera sugli spalti della piscina del Caravaggio, con la partecipazione delle migliori società natatorie campane presenti all'evento con le formazioni di categoria. Max, questa mattina dalla categoria esordienti B passiamo alla categoria esordienti A. Sì, si sale di categoria, anche di bambini, numero di bambini, direi che sono sempre più, tra virgolette, agguerriti, insomma le idee ce l'hanno ben chiare, perché poi la prossima stagione inizieranno i campionati italiani giovanili ed è giusto che insomma chi ha voglia di nuotare lo capisca da subito. Oggi 200 delfino, 200 rana e 200 sei libero, insomma tre specialità molto intense, dove ci vuole già un minimo di grado per affrontare questa gara. Però i ragazzi, abbiamo visto prima il settore maschile, adesso quello femminile, mi sembrano più che euforici. Come squadra chiaramente uno step in più, perché partite dal basso, partite dalla categoria esordienti B, lo slancio ora verso gli esordienti A. Certo, noi abbiamo creato un vivaio, perciò la vera e propria propaganda, perciò esordienti B, adesso abbiamo qualche ragazzo che partecipa agli esordienti A. Imparare anche dagli altri, perché in effetti ci sono tante squadre che sono anni che fanno queste gare a livello giovanile, perciò degli esordienti, e non invidiamo niente, però insomma cercare di imparare dagli altri fa sempre una buona risorsa. Speriamo che insomma tutti i ragazzi che abbiamo possano andare avanti e possono comunque migliorarsi. La prima cosa che faccio, non che posizione sia arrivato, ma che tempo hai fatto. Ti chiedo un po' un parere sul nuoto giovanile in generale, sul panorama italiano. Ma sai, la verità è che a livello giovanile non siamo messi male, ma neanche a livello assoluto, però se vogliamo abbiamo un entourage che ci permette di avere dei piccoli talenti e poi delle squadre che sanno anche gestire i loro piccoli campioncini, o comunque i loro piccoli talenti. L'importante è far capire prima di tutto ai genitori che il percorso è lungo e bisogna, è come studiare, non è che dobbiamo prendere tutti i 10 subito, l'importante è anzi conseguire, essere preparato in tutte le materie. Nel nuoto, voglio dire, ci sono quattro stili e tantissime specialità e bisogna saperle fare tutte da piccolino, non perché uno è velocista facciamo soltanto 50 metri, e poi cercare ovviamente di far sì che questa attività motoria possiamo portarla a termine più lungo possibile, perché indubbiamente nell'evoluzione del ragazzo, del bambino, è impensabile insomma si possa fare soltanto per 2-3 anni, una volta che uno ha iniziato a fare queste gare che sono di esordienti A e esordienti B. Poi se vogliono fare un altro sport, ben venga. Tra le eccellenze campane c'è Stefania Pirozzi, che è protagonista nei misti ma anche in staffetta, certo, con l'oro europeo. Sì, vabbè, la Pirozzi è proprio l'esempio di come una ragazza può appunto essere insomma brava in più discipline, 400 misti, 2 delfino, 200 sei libero, e ha la voglia comunque di confrontarsi quotidianamente, poi appunto perché ha raggiunto quest'oro nella 4x2 quasi inaspettato, con un tempo secondo me che ha fatto la differenza più di quanto non avesse fatto Federica nell'ultima frazione, perché chi mastica di nuoto sa benissimo che insomma lei ha fatto, mi sembra non solo lanciata, 1,58, faceva più di 2 minuti ed è molto importante. Questo vuol dire che il gruppo, comunque il fatto di volersi confrontare di nuovo, lei ha nuotato e nuota tuttora sotto i colori della Canottieri Napoli, però è giusto che abbia voluto fare questo passaggio verso Ostia insieme al Centro Federale, insieme a Stefano Morini. È un bel gruppo di ragazzi che indubbiamente ha nel loro binocolo, nel loro obiettivo Rio 2016. E l'hanno anche dispari, quindi quello del mondiale. Con Stefano Morini il gruppo è partito per collegiale in Messico, è una fase importante anche in altura. Molto, molto importante, ho visto proprio le fotografie, ho visto che nuotavano anche all'aperto, ho detto ma stanno al mare o stanno in montagna questi qua? Però indubbiamente questi alti piani riservano mille diciamo, diversità. L'altura, io credo molto nell'altura, perché indubbiamente molti pensano lungo si vada a ossigenare, la verità è l'inversa, uno si respira male, perciò respiri male, quando torni insomma senti la differenza, intanto il tuo metabolismo ha dovuto lottare per far fronte a queste diverse avversità. Sicuramente più per il mezzo fondo e per il fondo, perciò Paltrinieri un pochettino il capitano è di quelli che ci crede molto e ha portato tanti frutti, però anche Federica e Filippo Magnina, che adesso credo che debbano partire per Flagstaff in Arizona,
perché comunque è una cosa, è un ritiro che porta i suoi frutti dopo che uno ha un minimo di esperienza. Anche come esperienza internazionale, come bagaglio per... Sì, indubbiamente sì, poi la volontà è, ci sono due strategie, o uno scende e gareggia subito come spesso fanno alcuni stranieri, oppure bisogna aspettare una ventina di giorni per smaltire un pochettino quell'ebbrezza, quella insomma effetto altura. Mattinata importante al Caravaggio Sporting Village con la categoria esordienti A in Vasca. Sì, stamattina ospitiamo gli esordienti A, seconda tappa della manifestazione regionale, e si è nuotato i due stile, i due rana e i due farfalla. Abbiamo appena finito con la sezione maschile, abbiamo visto un sacco di ragazzini veramente molto promettenti. Noi piano piano stiamo iniziando a inserirci pure noi, poi tra poco inizierà il settore femminile. Chiaramente questa è un'introduzione alla categoria superiore per voi, che partite ovviamente dalla propaganda e dalle scuole nuove. Esatto, diciamo che le propaganda sono la base, abbiamo lavorato veramente benissimo, infatti con gli esordienti B la scorsa manifestazione siamo andati alla grande e gli esordienti A sarebbe la fase successiva, stiamo lavorando per poter arrivare a un raggiungimento di obiettivi un po' più solidi, diciamo. Si parte da qui per un nuoto giovanile propensione anche l'elo nazionale, questo è l'obiettivo? Sì, assolutamente sì, un elemento come Massimiliano dobbiamo per forza scovare, scherzo, vogliamo assolutamente fare in modo di scovare un piccolo talentino per divertirci, che è la cosa più bella in assoluto, no? Con un'ambizione ovviamente importante, questo non si nasconde. Assolutamente sì, il nostro progetto prevede proprio quello. Tra le eccellenze campane c'è Stefania Pirozzi, che è protagonista al collegiale ora in Messico con Stefano Morini. Sì, è in collegiale con i suoi compagni di squadra che veramente sono i big del nuoto italiano, tra Detti, Paltrinieri, la Caramignoli, quindi si sta trovando adesso in collegiale con loro, atleta della Canottieri Napoli, mega galattica, e adesso in collegiale a Messico, dove sta svolgendo la preparazione per il prossimo campionato italiano assoluto. Campionato assoluto, poi la proiezione verso il mondiale che si terrà nel 2015, con ovviamente anche un rinnovo per quanto riguarda il Rio 2016, l'Olimpiade, e soprattutto è un'esperienza importante, formativa, in altura, per una preparazione finalizzata proprio agli appuntamenti internazionali. Sì, è fondamentale, preparazione in altura, questo è quel periodo dove tutte le sezioni della nazionale, chi la parte dei velocisti, chi la parte dei fondisti, la parte dei mististi, vanno in giro per il mondo in altura con strutture simili a questa qua, fortunatamente, e niente, si stanno preparando per questa tappa fondamentale che appunto serve per la qualificazione alla manifestazione d'eccellenza del 2015.
Giovanna La Torre, un appuntamento importante questa mattina al Caravaggio Sporting Village. Sì, un appuntamento è una tappa delle manifestazioni regionali, che sono quattro prima dei regionali veri e propri primaverili. E stamattina ci siamo riuniti in questa bella struttura, molto bene organizzata, e stiamo assistendo alle gare e ci sono molti talenti in evoluzione. Come obiettivo per il futuro per questi ragazzi ci sono i campionati ovviamente in primavera? Sì, ci sono prima i campionati regionali che sono da selezione per i campionati italiani esordienti A. E noi abbiamo parecchi ragazzi che possono ben figurare proprio a livello nazionale. L'obiettivo ovviamente è partire dal vivaio, costruendo ovviamente degli atleti per il futuro. Assolutamente sì, partire dal vivaio, partendo sempre dal divertimento, che deve essere poi una fonte di impegno. Divertimento, impegno e poi eventualmente risultati, ma sempre alla base rispettare i ragazzi. La cosa principale che noi ci teniamo tanto a questo, per fare in modo che loro abbiano una vita sportiva più lunga sicuramente. Si punta a costruire un atleta come è stato in passato Massimiliano Rosolino e come attualmente Stefania Pirozzi. Assolutamente sì, sono atleti, sono l'orgoglio insomma del nostro nuoto, che sono stati atleti curati da piccoli ma mai sfruttati, sempre rispettando le loro potenzialità, facendoli divertire con l'impegno, cercando di portarli con la tecnica e con l'impegno a livelli così alti.